L'appuntamento a Pergole per il 3, 10 e 17 ottobre. Festeggiamo quest'anno la 25esima edizione. Sarà un'edizione diversa, particolare, in parte perché toccata comunque ancora dal Covid e dall'emergenza sanitaria, quindi ci sono delle restrizioni a cui dobbiamo attenerci e delle precauzioni di cui è giusto tener conto. Abbiamo cercato di modificare un po' la logistica e anche il programma in modo che sia comunque ricco di tante piccole iniziative a cui le persone possono partecipare senza doversi ritrovare in situazioni di grande affollamento. Ecco, quindi non ci sarà ad esempio il concerto, lo spettacolo principale di metà pomeriggio, ma l'animazione sarà suddivisa in più momenti e in più luoghi del centro storico. All'interno di questa edizione c'è comunque qualcosa di nuovo anche quest'anno. Il 10 e 17 abbiamo un'esposizione dal titolo Pergola produce, proprio perché ogni evento vuole essere l'occasione per rappresentare Pergola e tutto quello che di bello c'è a 360 gradi. Quindi ovviamente il protagonista principale sarà il tartufo insieme a tutti i prodotti tipici del territorio, ma non solo. Le regole sono quelle praticamente dettate dalle normative nazionali, quindi la fiera ovviamente ha la modalità Green Pass, sarà ovviamente transennata, però quest'anno la fiera ovviamente mantiene più o meno lo stesso format. Abbiamo aggiunto appunto, grazie alla collaborazione con l'ACI, l'arrivo di un corteo di auto storiche che quindi porterà a Pergola diversi equipaggi e quindi ulteriori turisti, sfruttando appunto anche i loro canali social. Gli equipaggi potranno gustare il tartufo nel Salone del Gusto, che è un ristorante creato all'interno dei portici comunali e curato dall'Hotel Giardino. Lo stesso Hotel Giardino curerà poi la cena del Foyer del Teatro l'ultima domenica, che è la cena che segue poi il Teatro dei Golosi, che è stato, diciamo, un po' la novità dell'edizione 2019, che anche quest'anno viene riproposta grazie alla collaborazione e alla presentazione dell'iniziativa affidata a Paolo Notari. Avremo uno chef blasonato, stellato, che è Fabio Campoli di Alice TV e Rosanna Lambertucci, perché appunto quest'anno vorremmo porre il focus, l'attenzione sulle anche qualità salutari del tartufo. È un appuntamento ormai diventato tradizionale, appunto 25 anni, una fiera che è diventata nazionale, quindi è partita da una piccola sagra di paese, si è trasformata in una fiera nazionale. E io dico onestamente, è la fiera più importante del tartufo della nostra provincia in termini di presenze di turisti e di visitatori. Certo, ci sono altre piazze dove c'è una maggiore commercializzazione di questo fungo epogeo che è il tartufo, ma come presenza di visitatori, di turisti, Pergola si caratterizza sempre per lo strapieno, insomma, di marchigiani e non solo, che visitano la città. Tra l'altro la fortuna di Pergola è quella di poter abbinare l'oro della terra, che è il tartufo bianco pregiato, con l'oro dei bronzi dorati, che come sapete sono custoditi nel museo della città, che come Confcommercio gestiamo ormai da diversi anni.